Quindi domani vedremo Anne nuda. Sì, come no. Intanto mi è arrivato qualcosa nello scatolone. Sì, è uno scatolone enorme. Hai ricevuto DLC. Una roba più generica non era possibile. Il pane dell'anima, la soma, il balsamo. Il pane dell'anima, altro, voglia, balsamo. Poi spray congelante. Che culo, questo non lo sapevo che mi dessero già un po' di cose. Bene, bene, bene. Stai portando il numero massimo di carte bianche. Buttale via. Il frullato proteico. Grazie di avermeli regalato. I dati salvataggio non ne ho. Mi dispiace. Immagino di non potermi allenare, vero? Perché sono troppo stanco. Ovviamente. Vabbè. E quindi non ha senso neanche che mi metta a craftare qualche oggetto a questo punto. Ho 9 taser, 5 cannoni, 11 spray, 12 molotov. Dovrei essere a posto. Per adesso perlomeno. E allora a sto punto crafto un po' di caffè. Tieni. Vuoi provare a fare un po' di caffè? Hai voglia, vai. Sembra che la cosa ti stia iniziando ad appassionare, eh? Ehi, non lo fai per impressionarmi, vero? Beh, fa lo stesso, esco a comprare le sigarette. Vai, io ti aspetto con un bel caffè, bello caldo caldo, pronto qui sopra il tavolo. Vediamo, quali chicchi avremmo usato questa volta? Lo scopriremo appena arriverà suo giro patato. Pam, caffè del maestro, grazie di avermi insegnato questa nobile arte del preparare il caffè. E vediamo che chicchi abbiamo scelto. Ci stai provando ancora, eh? E come sta andando? Vediamo, provo a dare un sorso. Vai pure. Il profilo gustativo è blando. Questa delicatezza, non c'è alcun dubbio. Questo è la Waikona, una specialità hawaiana. A causa della rarità e del prezzo dei chicchi Kona, una miscela Kona contiene tali chicchi solo per il 10%. Un Kona 100% può raggiungere prezzi piuttosto elevati. Un buon Kona ha un sapore ricco, una spiccata acidità e un aroma complesso. Abbiamo usato dei chicchi anche abbastanza costosi. Meno male che non ci ha spestato della serie: sei coglione, hai usato i chicchi costosi. Il profilo gustativo è blando, esercitati di più, va bene. A ogni modo vedo che l'hai preparato seguendo le mie istruzioni. Ti stai dando da fare, lo so, grazie. Io continuerò a farti da mentore, quindi non mollare il colpo. Un giorno imparerai a creare un sapore che solo tu saprai riprodurre. Continua così, hai del potenziale. Grazie, Sojiro. Sarà meglio andare a dormire, e c'hai ragione, visto che la giornata di domani sarà incentrata solo e solamente su Anne. Lei e il suo bel fisichino da biondina carina. Chi incontriamo oggi? Dunque sei tu. Ti ho visto su questo treno, ora che ci penso. Ogni modo, cos'è questo cambio improvviso di atteggiamento? Ieri sera sono stato contattato da Takemaki-san. Accetterà di posare nuda per me. È una buona notizia, ovviamente. Ma spero anche che non stiate cospirando alle mie spalle. Potrei dire la stessa cosa, neanche per sogno. Stiamo cercando di aiutarti. Non capisco. Tuttavia sappi che chiamerò la polizia se tenterete qualcosa di strano. Non lo dimenticate. Sto attento, come dice Morgana. Ok, allora. Quindi il nostro obiettivo ora è andare a casa di Yusuke. A Shibuya è in corso una mostra del grande artista Madarame, vero? Ho avuto modo di vedere le sue opere prima d'ora, ma wow, sono veramente incredibili. Ho visto alcune delle sue interviste, è un tipo affascinante. È raro vedere un artista gentiluomo come lui in un campo noto per la qualità dei tipi eccentrici. Comunque, l'arte non mi sembra il tuo forte, Starkun. Che cazzo ne sai, eh? Io entro nei quadri e esco fuori con il cappello di Super Mario. Di quale celebre artista Okiohe del periodo Edo si dice che abbia cambiato casa più di 100 volte? Non lo so. Okusai, forse? Koreda. Esatto. Allora qualcosina la sai. Sei tu lo stronzo che mi fai domande che io non so. Okusai era solito spostarsi, ma nella vita cambiò più volte nome, almeno 30. Il suo unico interesse era l'arte, quindi visse in povertà e nello squallore, indossando abiti laceri. Oh, hai sentito la domanda? Magari un tipo sveglio per davvero. Oh cavolo, l'insegnante ci sta guardando. Yaruja Nega, sì, e la mia conoscenza salì anche oggi. Oh, la gioia mi pervase in questo momento. In effetti anche la casa di Madarame era modesta. Tutti i grandi artisti, passati e presenti, mettono l'arte davanti alla fama.
Sì. Ruba il lavoro dei suoi allievi facendoli soffrire. Non è un maestro, è un dannato truffatore. Dobbiamo beccarlo ad ogni costo. È vero. Salveremo Yusuke e impediremo a Dan di spogliarsi nuda, forse. Cazzo, un giorno che piove. Bene, io e Lady Anne andremo a casa di Madarame. Un giorno che piove e potevo andare a prendere la roba bagnata. Anne, Morgana, contiamo su di voi. Io e Phoenix non possiamo venire, quindi ci toccherà aspettare qui. No, voi due dovete fare qualcos'altro. Che vuoi dire? Dovete attendere nel palazzo. Quando la porta si apre, entrate e cercate una sala di controllo. Dobbiamo assicurarci che la porta non si chiuda di nuovo dopo essersi aperta. O basterebbe entrare in un'altra safe room? Oh, capito. Ok, lasciate fare a noi. La squadra si divide per fare due compiti diversi. È molto intelligente. Oh, Anne si sta per spogliare. Non pensavo saresti venuta davvero. Credevo mentissi quando mi hai contattato. Scusa per lo scarso preavviso. Oh, non c'è problema. Ma come ti ho detto ieri, Sensei tornerà entro 20 o 30 minuti. Perciò ti chiedo scusa se la cosa dovesse metterti in agitazione. Sono qui per questo, accidenti. Come dici? Oh, no, niente. A proposito, sei per caso ingrassata? Non si chiede ad una donna. Screanzato. Tu credi? Il mio peso è sempre uguale. Forse solo un po' gonfia oggi. Allora potresti prepararti. Devo togliermi i vestiti, vero? Sì, per favore. Mi vergogno. Potresti voltarti dall'altra parte. Vestiti. Si sta spogliando. Oh cazzo. Oh. Era proprio stretto. Stretto? No, lo sto facendo per l'arte. Non guardare da questa parte, ok? Ehi, il tuo sensei tornerà presto, vero? Credo di sì. Pensi che potremmo spostarci da un'altra parte, allora? Un po' di atmosfera non sarebbe male. Qui va più che bene. Ma non sarebbe meglio una stanza che si può chiudere a chiave? Chiudere a chiave? Devi farti dire tutto da una ragazza? Ma che... Ma l'unica cosa che si chiude a chiave è la stanza di Sensei. Perché non lì, allora? Non posso entrare, e poi non ho la chiave. Ha detto che non ha la chiave. Va tutto bene, sono qui per questo. Userò questa forcina. Takamaki-san, sei pronto? Tan tan tan. Indossavi tutta questa roba? Non credi faccia un po' freddino oggi? Suppongo di sì. Il sole sta per tramontare. Vero? Ecco perché sarebbe carino andare da un'altra parte. Sai com'è? Mi dovrò spogliare tutta. Che zozza che è, vero. Potrei creare un'opera migliore se riuscissi a rallegrare l'umore della mia modella. Proprio così. Potrebbe persino essere disposta a provare qualche posa espressiva da usare in una composizione dinamica. Che tipo di posa? Lady Anne, devi recitare, torna nel personaggio. Andiamo, stavo iniziando a entrare nello spirito giusto. Aspetta, se te ne vai in giro, Sensei si... Oh, fa davvero caldo. Non possiamo usare le altre stanze, dico sul serio. Ehi, perché non questa? Si è spogliata. Ti prego, aspetta. Conto su di te, Mona. Speriamo che non mi debba spogliare per davvero. Ce la faranno davvero? Anne diceva tipo, io lo sedurrò con le mie doti d'attrice, ma non so se è la sua portata. Inoltre, niente lascia pensare che questa porta si aprirà. Madarame non stava per tornare a casa. Per di più, anche se Mona riuscisse ad aprire la porta, come farà a farsi vedere da Madarame? E poi, anche se dovessero farsi vedere, una persona normale la richiuderebbe subito. Significa che quindi che avremo solo una manciata di secondi per entrare.
Ah, diciamocelo, sarebbe un miracolo se il piano funzionasse, no? Funzionerà di sicuro, aspettiamo e vedremo. Sembra quasi impossibile. Funzionerà di sicuro, fidati. Vorrei crederci anch'io, ma... Ah, dannazione. Non manca molto. Dobbiamo solo aspettare. Bella mimetica rosa. Ti prego, vorresti aspettare un attimo e... Cosa c'è qui? Si è tolta anche le scarpe e i calzini. Quindi la porta di cui parlava Mon è da questa parte. Te lo ripeto, non puoi. Ancora non hai finito. È difficile con queste zampe da gatto. Qualcosa non va. Quindi cosa c'è in questa stanza? È un magazzino per i vecchi dipinti. Un magazzino? Ehi, Kitagawa-kun, perché non lo facciamo qui dentro? Sozzona, mi vergognerei di meno in un posto dove nessuno può trovarci. Solo Sensei può entrare lì dentro. Ti prego, voglio restare da sola con te. In un posto tranquillo, sai, dove nessuno possa interromperci. Si farà davvero abbindolare da questa recitazione terrificante. Resta concentrato, stronzo. Oh, è così frustrante che i miei sentimenti non riescono a fare breccia in te. Kitagawa-kun, forse non ti piacciono le ragazze come me? C'è chi dice che non gli piacciono le ragazze in generale a Yusuke. No, non è vero. Come può abboccare? Dai, possiamo continuare lì dentro. Certo. Cioè no, non possiamo entrare. E comunque è chiusa, perciò... E va bene, tutto questo è troppo imbarazzante. Me ne vado. Ma... Facciamolo qui dentro e basta, ok? Zozza schifosina. Che faccio? Sono a casa. Sensei! Yusuke? Perfetto, è aperta! Che cosa state facendo lì? Non è come sembra. E io entro. Entra dentro, stronzo. Cosa? Non entrate lì. Sono Tori. Non succede niente. Chissà cosa... La porta si aprì. Abbiamo pochi secondi, sbrighiamoci. Si sono disattivati. Ce l'hanno fatta davvero. Sono dei grandi, stai in guardia. Non si sa mai cosa troveremo. Oh, giusto, potrebbero riattivarsi per, da un momento all'altro. Andiamo. Corri, corri Ryuji. Tu e le tue gambine rotte. Sbrigati. Eccoci qua. Ok, troviamo la sala di controllo, presto. Se perdiamo troppo tempo si richiuderà il passaggio. Se incontreremo dei nemici però saremo solo noi due, per te va bene. Hai voglia, spacchiamogli un po' di culi. Sì, conto su di te. Bravo Ryuji Itato. Allora, che ne dici di incontrare qualche nemico? Prima però fammi vedere se c'è magari qualche tesoro da qualche parte. Effettivamente qua non ho controllato se ci fosse qualche cesta e infatti non ce ne sono. Vai, combattiamo. Cacchio, di già. Ehi, che si fa? Attacchiamolo. Già. Il vero problema è il fatto che dobbiamo occuparci noi due da soli. Fosse stato un problema fin dall'inizio, Ryuji. Lascio decidere a te il momento, Coso. Attacchiamo ovviamente, subito. Istantaneo. Ehi, facci passare subito. Dove è finito Ryuji? Chi siete? Questi abiti, capisco. Dovete essere i ladri che hanno osato minacciare Lord Madarame. Io mi trasformo in una scimmia serpente tigre. Bello. Una scimmia serpente tigre. Ok. Hanno violato la sicurezza? Non potete procedere oltre. State sconfinando nel territorio di Lord Madarame. Per noi non esiste... Non siete nessuno. Scusate, ho sbagliato. Ho più paura di far casino e beccarmi le urla di Anna. Certo. Tu a cosa sei debole, ciccio? Al fuoco, eh? Dannazione. Non ho nessuno che fa attacchi di fuoco oggi. Forse... Vorrei provare, però aspetta.
Lui è blocca il curse, ma non la luce. Quindi vorrei provare Mahamon. Vediamo, forse è una mini boss fight e non conta. Infatti, lo immaginavo. Minchia, manco dei cartoni animati. Beccati questo. Ah, speravo di averlo fulminato. Peccato, ce la farò prima o poi a mostrarvi il Mahamon. E quindi tutto il resto, a parte il ghiaccio e il curse, lo possiamo usare. Va benissimo. E allora, che ne dici di un po' di Dio del Tuono? Tummate. Che se ve lo chiedete, ovviamente ho insegnato Dio del Tuono a Odino per ovvia ragione, ma l'attacco nucleare, ho pensato, beh, Odino è pur sempre una divinità, farà esplodere le cose, no? Ho detto, beh, ci può stare come pensiero, per quello l'ho fatto. 170 di SP, perfetto. Non vedo l'ora di arrivare a numeri più alti. Quando siamo solo in due è tutto più difficile. Ma chi, Ryuji, ma dove? Hai schivato una tonnellata in testa e io l'ho fulminato. Se ci scoprono di nuovo sarà un bel problema. Avanti, disattiviamo i sistemi di sicurezza. Forse in quella porta proprio dietro di te, Yusuke. Eh sì, Yusuke. Ryuji? Takamaki-san, siamo nei guai. È questo l'interruttore? Ma questi? Ma che? Ma questa non è la Sayuri? Perché ce ne sono così tante? Non ne ho idea. Madonna, quante! Tutto il magazzino è pieno di Sayuri. Uscite subito! Sensei, che significa tutto questo? Immagino di non potertelo più nascondere, ora che l'hai viste. A dire la verità, sono sommerso dai debiti. Ma va. Ho realizzato queste copie della Sayuri e le ho vendute tramite una mia conoscenza speciale. Ma perché? La vera Sayuri è stata rubata tempo fa da uno dei miei allievi. Credo che non tollerasse il mio rigore. Sì, come no. È un evento che mi ha sconvolto nel profondo. Da allora sono vittima di un blocco dell'artista. A causa di questa emergenza, alcuni miei allievi mi hanno donato di volta in volta le loro idee. Sì. Sapevo di non poter continuare così. Perciò ho cercato di ricreare la Sayuri più e più volte. Tuttavia non sono riuscito a creare nient'altro che repliche. E allora è allora che qualcuno mi ha chiesto di acquistarle, ben consapevole che non fossero originali. È tutta colpa mia. Non ho saputo reggere il peso della notorietà. Col crescere delle aspettative sono arrivato a tal punto di non poter smettere di dipingerle. Mi serviva il denaro per istruirti. Ti chiedo di perdonare il tuo pavido maestro. Vi prego, nonna. Un secondo, qualcosa non torna. Se il dipinto originale è stato rubato, come è riuscito a realizzarne delle copie? Ho avuto la fortuna di trovare una foto ben dettagliata in un libro. Perciò è riuscito a vendere le copie di una foto dell'originale. Io non me ne intendo, ma quelli che si di solito acquistano dipinti non hanno buon occhio per certi dettagli. A me sembra una bugia. Cosa ne vuoi sapere tu? C'è qualcosa di strano. Lady Anne, questo sembra diverso. Tipo, cosa c'è qua dietro? Tan tan tan. Sayuri? Questa è la vera Sayuri. Che tra l'altro sto cercando effettivamente di vedere le differenze. Forse il fumo sotto è diverso, ma non riesco a denotare una vera differenza. Boh, cioè magari sono solo questi modelli che sembrano tutti uguali, È solo una copia. No, non niente del genere. Questo dipinto mi ha spronato ad andare avanti. È il motivo per cui ho tenuto duro così a lungo. Sensei, non ditemi che... È falso. Sì, è contraffatto. Avevo sentito dire che fosse in circolo, perciò l'ho comprato. Sta dicendo che l'artista originale dell'opera ha comprato un falso. Non è molto credibile. State mentendo, Sensei. Vi prego, diteci la verità. Anche tu? Ti ho segnalato la mia agenzia di sicurezza privata. Cosa?
Mi sono rivolto a loro per via alcuni paparazzi, ma non credevo mi sarebbero davvero tornati utili. Vi prego, aspettate, parliamone. Potete parlare quanto vi pare alla polizia. Vale anche per te, Yusuke. Lady Anne, scappiamo. Miau. Un gatto? Ma dove? È inutile. Saranno qui e qui dentro entro 2 minuti. Takamaki-san. Spiritatissimo gli occhi. Ok, sbrighiamoci a disattivare quella roba. Sì, da questa parte. Forza. Qual è il computer giusto? Grande, la stanza giusta. Allora, quale sarà quello della sicurezza? L'unico acceso, forse? Questo qui? Disattivazione protocolli di sicurezza. Grande, ora i laser del cortile dovrebbero essere spenti. Beh, missione compiuta. Forza, fieriamocela. Andiamocene. Prima che arrivi qualcun altro. Ehi, chi va là? Merda, diamocela a gambe. Ma io combatterei anche così. Livelli un po' anche tu, Ryuji. Ok, i sistemi di sicurezza sono disattivati. Torniamo dagli altri. A meno che non siano gli altri ad arrivare qui, invece. Mi auguro che quei due siano riusciti a farsela franca. No! Miau. Credevo sarei morta. Ehi, mi vuoi mollare? Oh no, non volevo colpirlo così forte. Stai bene, svegliati. Porca troia. Chi siete voi? Calmati, Kitagawa-kun. Sono io, Takamaki-san. Perciò voi due siete... Ma non ricordo di aver visto questo costume da gatta. Cos'è questo posto? Siamo dentro il cuore di Madarame. Dentro il cuore del sensei? Perdonami, Takamaki-san, ma sei sicura di sentirti bene? Dice la verità, questi sono i veri sentimenti di quel bastardo. Non è altro che un avido a raffa soldi. Basta con queste sciocchezze. Kitagawa-kun, non ti è mai passato per la testa che qualcosa non andasse con Madarame? Beh... Potrei non crederci, ma questa è un'altra realtà vista attraverso gli occhi di Madarame. È la sua vera natura. Questo mondo disgustoso. Ma voi, chi siete realmente? Immagino si possa dire che siamo un gruppo di persone che risveglia il cuore dei delinquenti corrotti. Se ciò che dite è vero, allora il sensei che conosco non esiste. Devi darti una svegliata. Eppure, mi ha tenuto al sicuro per 10 anni. La mia gratitudine per lui non può svanire nel nulla. Vuoi perdonarlo? Di questo passo, tu! Va tutto bene. Cerco di essere razionale, ma sono sopraffatto dalle mie emozioni. Mi spiace, ma non abbiamo tempo da perdere. Il livello di allerta è schizzato alle stelle. Dobbiamo andarcene di qui alla svelta. Appoggiati alla mia spalla. Vieni. No, ce la faccio. E poi di cosa soffre? Soffre a caso in questo momento. Dobbiamo uscire da qui. Ricordate che con noi c'è un novellino. Cerchiamo di evitare combattimenti inutili. Beh, basta andare alla safe room. È proprio lì dietro, Morgana. Perché siamo venuti... Ah già, giusto. Stavo chiedendo, perché dobbiamo passare da qui? Deve vedere tutta la stanza. Quindi, siamo nel cuore del sensei. Un simile monumento alla vanità. Beh, sta musichetta qua sarà lenta, triste, ma è figa. È bellissima. Ah, questo dipinto. Lo riconosci? Pensavamo che potessero essere dei vecchi allievi o qualcosa del genere. Ma perché i loro dipinti sono qui? Tecnicamente non sono dei dipinti, sono proprio gli allievi. Per Madarame erano solo degli oggetti, quindi è così che sono rappresentati. Oh, e abbiamo trovato anche il tuo. Ne parleremo dopo. Per adesso andiamo via di qui.
Forza, corriamo. Prima però ti dobbiamo mostrare anche questo monumento. Non la guardi, Yus? Ah, ecco, dovevo spostarmi un passo più in là. L'uscita è proprio lì. Brutto coglione. Chi è? Ma cosa? A proposito di vestiti ridicoli, prima un re, adesso una specie di shogun. Benvenuti nel museo dell'artista Madarame. Eh? Sensei, siete voi? Quell'abbigliamento disgustoso. Tutto questo non è altro che uno scherzo, vero? Le mie tipiche vesti da straccione sono solo una messa in scena. E poi una celebrità che vive in una baracca. Ho un'altra casa, intestata a un amante, ovviamente. Neanche la moglie ha un amante. Tutto questo assurdo, davvero un piano diabolico. Non farmi ridere. Se la Sayuri è stata rubata, perché è nel magazzino? E se avete l'originale, perché replicarlo? Se siete davvero voi, sensei, vi prego di rispondermi. Che sciocco, ancora non capisci. Il furto del dipinto era solo una voce che ho messo in giro io. Era tutta una messa in scena. Che cosa intendete dire? Vediamo, come ti suona questo? Ho trovato il vero dipinto, ma non si può rendere pubblico. Le farò un prezzo speciale, però... Un bel trattamento di favore, no? Gli snob dell'arte sono dei boccaloni e pagano una fortuna. No! Il valore dell'arte è pura illusione. Cosa c'è di male nell'offrirla ai clienti smaniosi? Anche se dubito che un moccioso come te avrebbe mai potuto ideare un piano così brillante. Continui a blaterare di soldi a destra e manca. Non mi sembra meraviglia che ti sia creato un museo così disgustoso. Dovresti essere un artista, vero? Non ti vergogni di aver plagiato le opere altrui? L'arte è solo uno strumento per racimolare grana e fama. Anche tu sei stato di grande aiuto, Yusuke. Dio, che rabbia. E quello sarebbe il tuo maestro. E cosa mi dite di coloro che credono in voi? Di coloro che vi ritengono un grande artista? Ti dirò soltanto questo, Yusuke. Se vuoi avere successo in questo campo, ti consiglio di non metterti contro di me. Pensi che qualcuno possa diventare famoso se c'è il mio veto a soffocarlo? E pensare che io ero sotto la custodia di un uomo miserabile. Credevi che ti avessi accolto per via del mio buon cuore? Selezionando artisti di talento, ma problematici, trovo molti allievi promettenti a cui rubare le idee. Dopotutto, rubare il futuro a dei bambini che non possono difendersi è molto più facile. Invece che rubare le caramelle, lui ruba tutti i disegni. Non riesco a crederci. Il bestiame viene ucciso per le pelli e la carne. È la stessa cosa, idiota. Ma adesso sono stufo di questa chiacchierata. E ora che io... Siete imperdonabile. Non mi importa chi siete. Non vi perdonerò mai. Perciò vuoi ripagarmi per averti accolto in questi anni con l'ingratitudine? Vile moccioso. Uomini, sbarazzatevi di questi ladri. Indietro. Davvero spassoso. Pare che la verità sia più bizzarra della fantasia, Kitagawa-kun. Volevo credere che fosse tutte menzogne. Ho oscurato il mio giudizio troppo a lungo. Ero accecato e incapace di vedere la vera natura di quest'uomo orribile. Punch, can, can, pum. Vai, qua, leggi tu. Le scene del risveglio sono le mie preferite comunque, veramente. Naru Wananji, Nanji Wanaru. Nanji Wanaru. Che dolore alle unghie.
Fa un male solo pensarci. Bellissimo, bellissimo. Yo! L'arte è esplosione. Il suo vestito, tra l'altro, è bellissimo. A me piace un sacco il vestito che ha Yusuke. Sugoide su. A me piacciono tutti i vestiti di Persona 5, ma quello di Yusuke è uno dei più belli, tra l'altro. Ci pensi tu? Non tirarti indietro, vediamo quanto vali. Ci pensi tu? Il sorriso di Yusuke poi in questa scena è una meraviglia, cazzo, è bellissimo. Oh, guarda, 5 contro 4, eh? Pensate di essere in vantaggio? Siete al cospetto di Lord Madarame. In ginocchio, intrusi. Ho imparato molto da te, Madarame. Per riconoscere l'autenticità bisogna essere spassionatamente realistici. Con Goemon al mio fianco, ora posso accettarmi della tua vera natura senza alcuna riserva. Tu sei debole forse allo psichico e forse alla luce. Voi invece deboli, guarda un po', al ghiaccio. Bufu. Clink. Nicchia con un colpo. Vai, Bufu. E stavolta staffettiamo a lui. Frecce splendenti. Resisti anche la luce, ma non abbastanza. Livello 17. Attacco furioso per Ryuji. Che poi Ryuji, ammetto di aver fatto un errore, che dopo vi spiego meglio. Yusuke, hai appena gettato alle ortiche il tuo radioso futuro. Distruggerò ogni tua possibilità di diventare un artista. Madarame, maledirai per sempre il giorno in cui mi hai usato sfidarmi. Tornate qui. Kitagawa-kun, perché non riesco a muovermi? È inutile, sei completamente esausto, non puoi fare di più, neanche volendo. Sono una vergogna. Avanti, dalle ascolto. Mi siedo qua. Lo sapevi da parecchio tempo, non è così? Non sono uno stupido. Per anni, strani individui hanno continuato ad andare e venire, e il plagio era una costante. Ma chi avrebbe mai ammesso che l'uomo a cui dovevo la vita stesse facendo cose tanto orribili? Perché non te ne sei andato, Kitagawa-kun? Beh, lui è l'autore della Sayuri. Inoltre, sono in forte debito con lui. Intendi per averti cresciuto? Non ho mai conosciuto mio padre. Mi hanno detto che è stata mia madre a crescermi, ma è morta in un incidente quando avevo 3 anni. È stato allora che Sensei mi ha accolto. Ho sentito che ha aiutato mia madre fin tanto che era in vita. Hai sentito? Francamente, non ricordo molto neanche di mia madre. Ho fatto tutto il possibile per Sensei. Per me era come un padre, ma poi è cambiato. Chi pensava che avrebbe trattato la Sayuri, il fondamento stesso della sua arte, in quel modo? Ne è passate tante, eh? Quando avete avanzato l'accusa di plagio, nel profondo sapevo che era tutto vero. È per questo che vi ho respinti con veemenza, ma stavo solo fuggendo dalla verità, perdonatemi. Non preoccuparti. Lo sappiamo. Grazie. Vi sono grato per avermi permesso di affrontare quel che ho negato per tutto questo tempo. Sei troppo serio, amico.
È per questo che sei sempre ingabbiato nella tua stessa mente. Guarda me, io seguo l'onda. Ma non mi dire. Che cosa farai adesso? Non lo so. Non possiamo cambiare il fatto che Madarame sia irrecuperabile. Ma possiamo risvegliare il suo cuore. Faremo in modo che paghi per i suoi crimini. A proposito, prima avete detto qualcosa riguardo a questo risveglio del cuore. Non hai sentito le voci? Quelle riguardanti i ladri fantasma che rubano i cuori. Siete voi? Non ditemi che... Tan tan tan. Altri nemici. Oh merda. Ne li parleremo. Dobbiamo filarcela. Quando sono cambiati i miei abiti? Te ne sei accorto solo ora? Ci penseremo dopo, andiamo. Cos'è? Cos'è sta roba? Chi me l'ha messa addosso? Le guardie. Ehi, fermi. Dobbiamo fare il nostro lavoro noi. Capisco. E per questo l'insegnante di educazione fisica ha avuto un risveglio del cuore. I ladri fantasma che rubano i cuori. Dunque esistono davvero. Se siamo qui di fronte a te. Già, devo credere alle vostre parole, specialmente dopo aver visto quel mondo. Quindi il vostro piano riguardo Madarame Sensei, riguardo a Madarame, è causargli un risveglio del cuore, giusto? Permettetemi di unirmi a voi. Sono membro della... come membro dei ladri fantasma. Beh, perché no? Più siamo, meglio è. Se avessi affrontato prima la realtà, forse tutto questo si sarebbe potuto evitare. Devo porvi fine, anche se, anche per il bene di coloro il cui futuro d'artista è stato rubato. E la cosa più civile che io possa fare per l'uomo che è stato, per certi versi, un padre. Civile? A me sta bene, tanto ci saremmo occupati di Madarame in ogni caso. Potrebbe subire un arresto mentale se fallissimo, e le contromisure non sono infallibili. Ti ricordi che ne abbiamo parlato mentre venivamo qui? Madarame è un uomo che ha il mondo dell'arte in pugno, ha legami con moltissime organizzazioni. Se uno come me alzasse la voce, verrebbe soltanto ignorato. Non abbiamo altra scelta. Kitagawa-kun. Affare fatto, allora. Da adesso i ladri fantasma hanno un nuovo membro. Spero che andremo d'accordo, Yusuke. Cerca di non rallentarci. Farò del mio meglio. Benvenuto a bordo, vedi di non tradirci. Oh, niente dipinti di nudo, eh. Così era tutto parte di un piano, eh. Piuttosto temerario, Takamaki-san. Non è stata una mia idea, è stata loro. Che altro potevamo fare? È stato lui a tirare fuori questa storia del dipinto di nudo. Io non l'ho ancora accantonata, però. Beh, accantonala. Oh, a proposito, mi chiedo cosa sia successo al Madarame reale. Io e Yusuke eravamo in una situazione parecchio spinosa. In realtà, l'ho contattato prima di venire qui. Crede che abbia continuato a inseguire Takamaki-san. E proprio come mi avete spiegato, sembra inconsapevole della sua ombra. Cosa ha detto? Si è lamentato con l'agenzia di sicurezza perché non sono stati in grado di catturare una studentessa. In ogni caso, è ancora furioso per l'accaduto e ha detto che agirà per vie legali contro tutti. Quando si dice stare sulle difensiva... Vie legali? Mi sembra una mossa piuttosto estrema. Forse ha altri segreti da nascondere. Di certo agirà solo dopo il termine della mostra. Non può permettersi di uno scandalo mentre è aperta. Proprio quando pensavamo che fosse finita la storia del nudo, capita questo. Dovremmo innescare il risveglio del cuore prima di allora, così da schivare queste vie legali. Il nostro piano dovrà essere portato a compimento mentre la mostra è ancora in corso. Sì. Pam. A proposito, lui cos'è? Eh? Un gatto? Ma parla. La cosa ti crea problemi? No, niente affatto. Perché no? Lui è su una lunghezza d'onda differente rispetto agli altri. Ti piacerebbe ritrarmi, ma ti conviene tirare fuori il meglio di me in tal caso.
Dipingimi come una delle tue modelle francesi. Non è... Ehi, non toccarmi, cosa... Tinto! Stavo pensando di ordinare una gelatina di fagioli neri. Scommetto che l'idea gli è venuta per via del gatto nero. Sono uscito senza soldi. No, ok, è solo strano. Sono uscito senza portafoglio, cazzo. Fate voi, per favore. Stai rigando dritto, spero. Ricorda che sei ancora in libertà vigilata. Un passo falso te la revocheranno. Rigando dritto. Che ci sarebbe di male a risvegliare il cuore dei criminali? Stiamo facendo la cosa giusta. Piripi piripi. E Yusuke? Azioni illegali. Non fa ridere. È un problema. Se la polizia lo viene a sapere, contatteranno di sicuro la scuola. È questo il tuo grande problema? Questa volta finiremo espulsi di sicuro. E la scuola è l'ultimo dei problemi. Potrebbero arrestarci. Effrazione, diffamazione. Beh, allora ci conviene non mandare tutto a puttane questa volta. Sì, da qui in poi conta solo questo. Facciamolo. Dobbiamo solo risvegliare il cuore prima che sporga denuncia. Concentriamoci su questo. Bene, domani allora andremo direttamente là. Sojiro, non hai bisogno di un aiuto? No, eh? Che strano. Beh, non posso neanche allenarmi, di conseguenza... Che possiamo fare? Facciamo altro caffè, allora. Sojiro, voglio fare dell'altro caffè. Posso? Certo, voglio preparare il caffè. No, ha detto che va a casa. Oh no. Quindi non mi dirà niente. Dannazione. Sembra squisito dal modo in cui lo bevi. Altro caffè del maestro. Ehi, alla fine pare che tu abbia imparato qualcosa. Eh già, pare proprio di sì. Sta attento. No, ho sbagliato. È sa attento ora. E un'altra giornata passò. Una triste giornata di pioggia. Oggi non voglio andare al lavoro. Lavori ancora al Beef Balls di Central Street, o sbaglio? Pensavo ti piacesse perché la paga era buona. Cos'è successo? Sì, la paga è buona, però la sera sono sempre da solo. La rivista di annunci diceva che sarebbero stati un lavoro divertente. Forse dovrei licenziarmi. Lavorare può essere davvero stressante a volte, ma ne vale decisamente la pena non rinunciare a questa possibilità. Lavoro già lì e soprattutto sono pieno di soldi, quindi non ce n'è problema, Morgana. Non ce n'è proprio problema. Oh, ma guarda, sono usciti i tabelloni. Com'è andata? Merda, sono fottuto. Ehi, guarda che roba, guarda chi è il migliore. Chissà che punteggio ho preso. Sono il primo della classe. Tutti coglioni siete. Pazzesco, avrai addosso gli occhi di tutti. Mi ci sono impegnato d'altronde. Che tra l'altro ho scoperto una piccola cosa. All'inizio tu non hai conoscenza al massimo, hai conoscenza 1, 2 a dir tanto. E quindi di conseguenza tu, anche se fai tutto il test giusto, perfetto, comunque non sei il primo, sei fra i primi 10. Forse anche un po' di meno. Poi se hai conoscenza 4 sei fra i primi 5, se hai conoscenza al massimo e fai tutto giusto, ovviamente il primo della classe. E questo è un trofeo secondario, ovviamente, arrivare primo dentro il tabellone. Forse anche un trofeo primario, sai che non mi ricordo? Dobbiamo iniziare a invitare Yusuke alla riunione del ritrovo. Non sarà finita fino al termine della mostra, dobbiamo restare concentrati. A proposito, hai una notifica sul telefono, ricorda di controllarla, d'accordo? Va bene, vediamo chi è. Maruki e vuoi infiltrarti nel palazzo, eh? Cos'è successo? Come te la sei passata dall'ultima chiacchierata? Qualcosa ti assilla? Se hai tempo, mi farebbe piacere parlare di nuovo con te dopo la scuola. Sento di poter... che presto il mio legame con Maruki si rafforzerà. Maruki aspetta. Che confidante è? Non mi ricordo. Visto che Maruki è una persona comunque che possiamo incontrare veramente poche volte, lui è il consigliere. Ok, andiamo a prendere una persona del consigliere. Io direi di sfruttarlo al meglio possibile. Ann, mi dispiace per stavolta, ma l'infiltrazione del palazzo la facciamo un altro giorno, soprattutto quando Maruki non c'è.
Prima però passiamo un attimo al negozio di software a vendere la roba inutile. Ehi, capita il momento giusto. C'è un piccolo cambio di programma. Il sacchetto di carta dell'altro giorno è tuo. Cosa? L'hai trovato in giro. Non hai niente a che fare con me, intesi? Non l'ho vista, non l'ho toccata e non ne so niente. Ci siamo capiti? Benissimo. Grazie. In tal caso, vattene. Puoi guardare la vetrina da un'altra parte. Quella replica dell'arma modificata dovrebbe essere abbastanza potente per gli scontri nei palazzi. Chiediamogli cosa c'era dentro la borsa. Te l'ho appena detto, c'era una pistola replica. Non aver paura, Phoenix, chiediglielo. Con il mio attuale livello di coraggio dovrei poterglielo chiedere. Allora, che cosa vuoi? In realtà, niente, voglio venderti un po' di roba inutile. Ecco a te, prenditi tutto e dammi un po' di soldi. Dopo aver venduto tutti quanti i vestiti, siamo tornati a 9 milioni e 100. Perfetto. Ma guarda chi c'è qui. Ciao, Yusuke. Chimico. Oggi andiamo nel metaverso, vero? Non ho ancora deciso, in realtà. Sei sicuro che possiamo prendercela con tutta questa calma? Avvisami quando è deciso. Sì, 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 un attimo. Devo fare un paio di cose. Prendiamoci un confidant consigliere. Questo qui va più che bene perché è di basso livello e costa poco. E torniamocene da Maruki che ci aspetta per parlare. Perfetto. Andiamo da lui. Vai. Grazie, sarà piuttosto utile. D'accordo, ti aspetto in infermeria. Va bene. Immagino che dovrò trovare qualcosa da fare nel frattempo. Esatto, Morgana. Vai a farti un giro. Da quando sono arrivato qui, sono venuti un sacco di studenti a chiedermi una seduta. Onestamente, è stato un sollievo. E beh, è il tuo lavoro. Dopotutto, tutta questa faccenda di Kamoshida è la ragione per cui sono stato chiamato qui. Mi avevano detto che gli studenti coinvolti erano tanti. Immaginavo di trovare una buona dose di ansia. Ma quando ho parlato con tutti, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Molti studenti mi hanno parlato di esami di ammissione all'università, di relazioni problematiche. In parole povere, dei tipici problemi da liceale. Qualcuno, una minoranza, ha toccato temi più profondi. Di che tipo? Alcuni studenti portano ancora i segni dell'incidente, è vero. Ma sono felice che le persone che sono venute da me abbiano già mosso i primi passi verso il recupero. È così, eh? Probabilmente grazie a lei. Beh, ci mancherebbe, è il suo lavoro, giustamente. Beh, posso solo sperare. Non credo di aver fatto molto, ma se ho aiutato anche una sola persona, allora ne valsa la pena. Sicuramente. So di non essere la persona più fidata, ma ricorda che anche tu puoi parlarmi se qualcosa ti turba. Sai, sono il consulente. Se non altro, sono bravo ad ascoltare, è vero? Detto questo, è un po' imbarazzante chiedere il tuo aiuto, ma... Sentiamo. Ti ricordi che ti ho chiesto di aiutarmi con la mia ricerca? Ovviamente. Ho detto che mi avresti aiutato con la ricerca, ma non preoccuparti, non sarà nulla di difficile. Vorrei solo che ascoltassi quel che ho da dire e rispondessi a qualche domanda. Sentiamo, vediamo, forse è meglio iniziare dal principio. Potrei spiegarti l'obiettivo di questa ricerca. A rigor di logica, sentire tutte queste cose all'inizio e sapendo quello che verrà più avanti ti fanno dire wow, cioè è tutto pensato nel minimo dettaglio fin dall'inizio, ogni singolo dialogo. Non mi sorprende che questo gioco sia stato votato come uno dei migliori dell'anno. Al momento sto studiando il dolore della mente, o per dirlo in modo più poetico, il dolore del cuore. Un esempio specifico è il dolore causato dagli insulti o dalla separazione di una persona dalle persone amate. Forse così è più chiaro, il dolore con cause astratte, come i traumi o lo stress. Certo. Per il corpo il dolore fisico è necessario, è una risposta automatica a ferite, malattie e via dicendo. Ma che mi dici del dolore del cuore delle persone? Quel dolore non nasce da problemi tangibili del corpo, giusto? È strano, è immateriale. Credo che sia evidente che il cuore e la mente celano ancora molti misteri. E beh, vorrei saperne di più su questo dolore interno, psicologico. Ora, ecco la mia domanda. Quando si prova davvero il dolore del cuore, Star-kun? Quando qualcuno ti tradisce, quando mento, quando incasso un pugno. Quando mento. È vero, il senso di colpa è un buon esempio di dolore interiore. Può essere dura, non è bello lottare con i dolori del cuore.
Ma tenendo questo a mente, che mi dici del dolore di un cuore infranto? Dopotutto, quel tipo di dolore nasce dall'amore, giusto? Hai qualche opinione riguardo a questo genere di dolore, Starkun? Mi sembra necessario, si starebbe meglio senza, è il seme di un nuovo amore. Non credevo che fossi un poeta, ma è un sentimento magnifico, un modo molto positivo di vederla. Quando finisce un amore ne può iniziare un altro. Il dolore emotivo può essere difficile da gestire, anche se è sempre affiancato da altre sensazioni. E sono d'accordo, penso che sia un'analisi accurata. Maruki, più avanti cosa scopriremo tra l'altro? Per quanto mi riguarda, sarebbe meglio poter evitare del tutto il dolore. Meglio se non esistesse affatto. Oh, quante cose! Maruki, Le ferite del cuore sono più difficili da individuare e molto più complesse di quelle fisiche. Ecco perché conduco questa ricerca, per salvare chi soffre a causa del proprio dolore interiore. Mi ha aiutato di nuovo a capire quello scopo, grazie. L'ho aiutata, non si preoccupi, ci mancherebbe, è il nostro accordo. Grazie a te, penso che potrei articolare meglio i miei pensieri. Percepisco la gratitudine di Maruki e il nostro confidente è appena aumentato. Flusso, chance di ricevere gli effetti di carica e concentrazione all'inizio della battaglia. Questa abilità è molto utile, non capita spesso, ma è molto utile. Ok, questo è tutto per oggi. Perché ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa? Oh, il tuo allenamento mentale! Esatto, sono qui per quello. No, non ho dimenticato la promessa, chiaro? Ti insegnerò la disciplina mentale e tu mi aiuterai con la ricerca, come avevamo stabilito, giusto? Esatto, vieni qua e siediti. Allora, che ne dici di qualcosa del genere per oggi? Bla 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 bla. Grazie al training di Maruki ho aumentato maggiormente i miei SP. Che è un peccato in realtà che ci dia sempre 5, però per 10 volte sono 50 punti. È tanta roba. Oh, ecco qui, non si può mai dire di no uno snack, vero? Porca troia, te li tiro in faccia gli snack. Ok, ora dovremmo proprio terminare qui. Te li tiro in faccia gli snack, Maruki, cazzo. Porca troia, sti snack del culo. Ti voglio bene però, dai. Oh, sono Maruki, hai un momento per parlare adesso? Mi sto prendendo una pausa, ho appena finito l'ultima seduta del giorno. E pensavo di ringraziarti ancora una volta per l'aiuto di prima. Ottimo lavoro, sei stato bravo. Grazie. Oggi sono venuti a parlare diversi studenti, spero che gli sia stato utile. Sinceramente, è difficile portare avanti allo stesso tempo questo lavoro e le mie ricerche. Grazie ancora per aver accettato di aiutarmi. D'ora in poi avrei bisogno che mi aiutassi più spesso. Ti sarei molto grato se tu potessi dare una mano. Beh, ci vediamo dopo. Dopo quando? Ci vediamo e basta. Maruki, non è che andiamo fuori a cena. Sarebbe carino. Dai, cacà. Yamauchi ha detto che andrà a bere a quel ristorante Monja. Dammi una mano a indagare sotto copertura, dai. Sento che presto il mio legame con Ryuji si rafforzerà. Allora, hai deciso di aiutare Ryuji? Non ancora. Non rispondi, se hai tempo non dimenticare di fargli sapere. Certo che lo aiuterò, Morgana. È solo che devo andare a prendere la persona giusta. Ecco qui una persona del carro. La prendiamo e ce la portiamo dietro. Così Ryuji aumenterà il nostro confidant ancora di più. Bene Ryuji, è il momento di risponderti. Si indaga? Assolutamente. Ora che ho la persona giusta, vai subito da Ryuji. Grande, conto su di te. E dove ci incontriamo? A Tsukikishi. Bel posto. Andiamo a mangiare un bel po' di... bel piattone di spaghetti di soia sulla piastra. Dio mio, che fame che mi è venuta. L'insegnante che è con lui sa delle cose su di me. Scusa, ma ho intenzione di rimanere chiuso in bagno. C'ha la cagarella. Ti prego, lascia il telefono acceso così posso sentire cosa si dicono. Wow, reggi bene l'alcol, Yamauchi. Tutta esperienza. Ai tempi dell'università affittavamo uno yacht per il weekend e bevevamo a fiumi. Ammetto però che ultimamente il sake ha un sapore più dolce. Non mi sorprende, senza Kamoshida si respira un'aria più serena. È strano, è stato un brutto periodo per la Shujin, eh? Ma ora che non c'è più, finalmente avrai l'occasione che meriti, Yamauchi.
Mi lusinghi? Aveva i suoi meriti, ma per colpa della sua la nostra squadra di pallavolo resterà segnata per sempre. L'unica cosa che da fare è scioglierla del tutto. Tuttavia deve esserci un modo per riportare la Shujin alla ribalta, e qui entro in gioco io. Ti riferisci alla squadra di atletica, giusto? Gli studenti che hanno sofferto per mano di Kamoshida risorgono con un nuovo allenatore. Sarà una rinascita di un gruppo finito nell'abisso della disperazione. Che bella storia! Nonostante la mia inesperienza nell'atletica leggera, stringerò forti legami con gli studenti. Sarò il protagonista di una storia strappalacrime. E ovviamente tutto il merito della rinascita sarà del nostro incredibile e amorevole allenatore. Per farcela però dovrò assumere un ottimo preparatore. Quindi sarà l'allenatore, ma il vero lavoro lo farà un altro. Geniale, Yamauchi! E quando sarà il momento di assegnare il bonus, questa impresa frutterà un bel po' di soldi. Ma non intendo fermarmi lì, pubblicherò libri, terrò conferenze motivazionali. E i piantagrani presenti nella squadra mi hanno parlato molto male di quel Nakaoka. Nakaoka? Oh, vuoi dire quello che aveva chiesto di riassumere il predecessore di Kamoshida? Non temere, mi sono già occupato di lui. Eh? C'è quest'altro ragazzo della squadra, Takeishi, non eccella in nulla. Gli ho promesso di farlo capitano se fosse riuscito a liberarsi di quel piantagrani di Nakaoka. Forse ho anche accennato al fatto che Nakaoka collaborava con Kamoshida, in modo sottile, ovvio. E? Com'è finita? A quanto pare Takeishi l'ha cacciato, il piano ha funzionato, alla perfezione. Ma il bello è che non soltanto Takeishi è ricco, ma sua madre presiede l'associazione genitori. Capisco, una pedina perfetta. Forse, ma una nullità come lui non potrebbe mai capitanare una squadra vincente. Un giorno dovrà capitargli un incidente in allenamento. Fino ad allora però mi aiuterà a dimostrare agli altri i benefici dell'obbedienza. Sei incredibile. Ma poi sto altro stronzo di professore, questo qua accanto, a lui non gli diranno niente? Cioè, boh, forse solo perché bevono, chi lo sa. Che pezzo di merda. Se non facciamo qualcosa alla svelta, Yamauchi si sbarazzerà anche di Takeishi. Merda. Gli risvegliamo il cuore, parliamo con Takeishi. Tapam. Giusto, non è un problema nostro, ma della squadra. Giusto, tu ne sei fuori. Quindi dovranno essere loro a decidere. No. Sai, l'atletica leggera non è uno sport di squadra. Non la corsa veloce, quantomeno. Sì, ci sono i compagni di squadra, ma in realtà fondamentalmente badi solo ai tuoi tempi. Ecco perché non ho mai pensato di risolvere i problemi insieme agli altri o di chiedere aiuto. Ma non riesco a fregarmene della situazione in cui si trovano adesso. Voglio dire, anche se avevamo degli obiettivi individuali, correvamo insieme, soffrivamo insieme, stringevamo i denti insieme. Anzi, credo che se ho corso per tanto tempo, lo devo soltanto a loro. Quindi non posso voltare loro le spalle proprio ora, no? Brava persona. So che non è da fighi dire una cosa del genere, ma è quello che provo. Io invece credo che lo sia. Sei bravo, eh? Davvero, grazie. Sento che il mio legame si sta rafforzando. E il carro, e abbiamo ottenuto uccisione istantanea. Questa abilità ammetto di non averla capita all'inizio. Ammetto che non l'avevo capita fino a che non sono arrivato alla fine del gioco. Praticamente questa abilità, se tu sei di livello avanzato e l'ombra è di colore verde e gli corri addosso a un cazzo di nemico, lo uccidi istantaneo. Ma io fino alla fine del gioco non l'avevo capito. Cioè io pensavo funzionasse solo nel memento questa cosa. Teco. A ogni modo, sto morendo di fame. Già che siamo qui, possiamo ordinare del mangia. Finora in questo posto ho visto solo quel cavolo di bagno. Beh, sarà stato un bel bagno. Grazie di essere venuto qui con me. Grazie a te, Ryuji, di avermi dato un'abilità utile, che ci permetterà anche di livellare, non dico bene, ma abbastanza in fretta. Ottimo lavoro oggi, amico. E grazie di essere ancora sveglio. Sono appena arrivato a casa. Ma dannazione, Yamauchi, quello stronzo, il solo pensiero mi fa infuriare. Di questo passo la squadra atletica farà una brutta fine. Yamauchi si approfitterà di loro. Ma non voglio alzare un polverone. Non posso mandare all'aria la loro occasione di ricominciare. D'altronde, dubito che quelli lì mi daranno ascolto. Se non provi, non puoi saperlo. È vero, devo fidarmi di loro.
A ogni modo, almeno sappiamo la verità su di lui. Dobbiamo studiare la prossima mossa. Quel bastardo di Yamauchi, a papparsi Monja convinto di averci in pugno. Non la farà, Franca. Comunque, grazie ancora per il tuo aiuto. Mi hai salvato, sul serio. Ciao! Ciao anche a te, Ryuji. Tanto se non fossi stato tu a chiamarmi, sarei andato in palestra. Quindi, meglio di così non può andare. E oggi è sabato, ultimo giorno di scuola. E siamo seduti. Perfetto. Cosa leggiamo oggi, Morgana? È uguale. Leggiamo questo, dai. Tanto, ora come ora, ci cambia realmente poco. Ci cambia realmente poco quale libro leggiamo, perché appunto le nostre statistiche sono al massimo. E soprattutto ci vogliono due turni per leggere completamente un libro. Non è molto pratico ora. Hai mai usato l'angolo di studio in biblioteca? In pochi lo conoscono. A casa non faccio che perdere tempo. Ma quell'ambiente non è un po' problematico? Hai sentito le voci su quel nuovo studente? Ehi, sono qua, stronze! Oh, lui, fino a qualche tempo fa era sulla bocca di tutti. Ma ricordi le scuse del prof Kamoshida? Ormai il nuovo studente è acqua passata. Esatto. Agli ultimi test non ho preso bei voti. Se non faccio qualcosa, io sì. Se non faccio qualcosa rischio di giocarmi la paghetta. Io sono arrivato primo della classe. Volete studiare con me, signorine? Aiuto, ci tocca! Oh no, un'altra interrogazione. È possibile applicare la matematica anche a una cosa astratta come la bellezza? La sezione aurea utilizzata nella Gioconda e nel Partenone ne è un celebre esempio. Ma nell'arte giapponese e nell'architettura si è usato un altro rapporto fin dall'antichità. Sono sicura che abbiate tutti sentito parlare della sezione argentea. Ora, Star-san, dai un'occhiata. Sezione aurea, sezione argentea. Più stretta. La sezione aurea è 1 a 1,618. Ma conoscete la sezione argentea? Beh, sicuramente è più piccola. Quindi 1,414. È esatto. È più piccola. Vedete che è più simile a un quadrato rispetto alla sezione aurea? L'altro era una fregatura, l'ultimo, perché era 3 virgola. E non ci fai caso all'inizio, perché vedi la virgola 300 e dici, oh, è più piccola. Una teoria dice che siccome gli asiatici hanno dei visi più tondi, essi prediligono una forma simile. Davvero? Questo rapporto è stato usato in cose come i dipinti ukiyo-e e nelle pagode dei templi Horyu-ji. Ma dovreste conoscere bene anche le misure del foglio B4, sono le proporzioni delle sezioni argentea. Wow, sul serio? Star sembra un tipo intelligente. Yarujanega! Dio mio, Morgana, quanto mi stai sulle balle. Ma non tanto perché me lo dici, ma perché tanto dici la stessa cosa sempre. Sempre. Oh già, ho sentito che le mascotte più carine hanno dei volti con proporzioni del genere. In altre parole, usando questo rapporto si possono realizzare cose belle. È proprio vero che le mascotte hanno dei visi molto rotondeggianti. Eh? Perché mi stai guardando in quel modo? Perché tu sei tondo. Hai la faccia così.